In questa lezione vogliamo determinare l'energia che viene immagazzinata dal campo elettrostatico e dimostrare che questa è pari al lavoro che viene fatto contro le forze del campo stesso per separare le cariche necessarie per formare il campo elettrostatico del quale stiamo parlando. Per affrontare questo studio utilizziamo un caso particolare che ci consentirà però di determinare delle espressioni di validità generale. Il caso semplice di studio che utilizziamo è quello di un condensatore a facce piane e parallele. Lo rappresentiamo visto in sezione con queste due lastre, appunto, viste in sezione, e quindi noi abbiamo il condensatore a facce piane e parallele. La geometria del condensatore sia questa. Le armature sono separate da una distanza d, quindi avremo che d è uguale alla distanza delle armature. E le due armature hanno una superficie S. Partiamo da una condizione in cui il condensatore sia carico e che presenti sulle sue armature una carica Q', chiamiamola Q', quindi consideriamo questa che sia l'armatura positiva, carica positivamente, e questa l'armatura carica ne negativamente. E il condensatore appunto si trovi con questa carica presente sulle sue armature. Sappiamo che quando il condensatore è carico presenta una differenza di potenziale tra le sue armature che se noi indichiamo con, ad esempio, con V1 e V2 l'energia potenziale alle quali si trova l'armatura positiva e l'armatura negativa rispettivamente, rispetto a un qualunque riferimento che possiamo considerare nello spazio, abbiamo che la differenza di potenziale alla quale si trovano le sue armature è data appunto dalla differenza dell'energia potenziale alle quali si trovano le singole armature. Sappiamo inoltre dalla relazione costitutiva del condensatore, sappiamo inoltre che per definizione il condensatore ha una capacità pari alla carica presente sulle sue armature diviso la differenza di potenziale tra le armature stesse. Quindi nel nostro caso questo condensatore a facce piane e parallele avrà una capacità pari a Q' su V'. Vediamo adesso cosa succede se noi vogliamo separare un'ulteriore quantità di carica positiva e trasportarle questa carica positiva dall'armatura negativa all'armatura positiva. Intanto sappiamo che il condensatore carico presenta tra le sue armature un campo elettrostatico diretto, nel caso del condensatore a facce piane parallele che stiamo esaminando, diretto dalla superficie dell'armatura carica positivamente verso l'armatura carica
negativamente, il campo elettrico è uniforme all'interno del volume del condensatore, supponendolo ideale oppure supponendo di essere sufficientemente lontano dai bordi ai quali il condensatore non rispetta più questa condizione, ma noi supponiamolo ideale e quindi che tutto il campo sia uniforme e contenuto all'interno del volume compreso tra le armature. Quindi dicevo, il campo elettrostatico che si è formato tra le armature cariche presenta questo andamento. Adesso stavo dicendo, supponiamo di separare una carica positiva dall'armatura carica negativamente, questa carica positiva sia una carica infinitesima, chiamiamola Q', una carica infinitesima, e supponiamo di spostarla dall'armatura carica negativamente e portarla fino sull'armatura carica positivamente. Per fare questo noi dobbiamo compiere un lavoro per portare questa carica contro il campo elettrostatico che tende a respingere la carica positiva e impedirgli di spostarsi verso la superficie, l'armatura carica positivamente. Vediamo di calcolare quanto vale il lavoro necessario che dobbiamo compiere per portare questa carica Q' fino all'armatura positiva, vincendo le forze repulsive del campo. Vediamo ancora cosa sappiamo del condensatore a facce piane e parallele. Continuiamo a esprimere le relazioni che abbiamo già determinato. Ad esempio, sappiamo che il campo elettrostatico è con zero, è una costante ed è pari alla differenza di potenziale presente tra le armature diviso la distanza tra le armature stesse, e il campo è costante in tutto il volume del condensatore tra le armature. Il campo elettrostatico sappiamo essere la forza elettrostatica che viene esercitata sull'unità di carica. Pertanto, la forza elettrostatica che agisce sulla carica Q', chiamiamola F0, questa forza avrà modulo pari all'intensità del campo elettrostatico, che è pari alla forza per l'unità di carica, cioè equivale alla forza per l'unità di carica, moltiplicato per la quantità di carica stessa sulla quale agisce il campo. Quindi, per spostare questa carica sulla quale agisce la forza F0, diretta parallelamente al campo E0, noi dobbiamo compiere un lavoro che per definizione sarà un lavoro infinitesimo per lo spostamento di una carica di valore infinitesimo. Questo lavoro infinitesimo sarà uguale alla forza che agisce sulla carica per lo spostamento che gli facciamo compiere. Quindi, se andiamo a sostituire ciò che sappiamo, quindi abbiamo che F0 è uguale a questa espressione, avremo V' fratto D per DQ', e questo è F0, ancora per D, quindi D
quindi si semplificano fra numeratore e denominatore, e quindi il lavoro infinitesimo che dobbiamo compiere per spostare la carica di Q' dall'armatura negativa fino all'armatura positiva sarà uguale al prodotto di V', differenza di potenziale tra le armature, per la carica di Q' che stiamo spostando. Questo lavoro infinitesimo, se noi lo calcoliamo per tutti i contributi che abbiamo per caricare il condensatore da 0, cioè dalla sua condizione di scarico, fino a raggiungere una carica Q qualunque, avremo che il lavoro complessivamente sarà uguale quindi all'integrale, quindi alla somma di tutti i contributi, perché la carica passi da 0 condensatore scarico fino a Q condensatore carico, di DL, dove DL appunto è il lavoro elementare che viene compiuto per spostare la carica infinitesima. Quindi, andando a sostituire con l'espressione precedente, troviamo che questo è uguale a V' di Q'. Noi però sappiamo dalla relazione costitutiva del condensatore che V' da questa V' è uguale a Q' fratto C. Quindi se vado adesso a sostituire questa espressione, ciò che ho appena detto, e proseguiamo, quindi otteniamo questo è uguale all'integrale da 0 a Q di Q' fratto C di Q'. Integrando, calcolando l'integrale definito fra 0 condensatore scarico e Q condensatore carico, otteniamo che questo valore del lavoro che stiamo compiendo è uguale a 1/2 Q quadro fratto C. Quindi questo è il lavoro che complessivamente noi dobbiamo svolgere contro le forze del campo elettrostatico per caricare il condensatore. Il lavoro che noi spendiamo sarà uguale all'energia che viene immagazzinata dal campo elettrostatico. Ovviamente sappiamo che l'energia non si crea, non si distrugge, quindi in questo processo di carica in cui viene spesa dell'energia pari a questo lavoro per caricare il condensatore, ritroveremo che questo lavoro, questa energia spesa, si è trasformata immagazzinandosi in energia elettrostatica presente nel campo elettrostatico, appunto, tra le armature del condensatore. Quindi possiamo scrivere alla fine che se noi indichiamo con U l'energia elettrostatica, questa è uguale al lavoro speso per caricare il condensatore. Quindi U è l'energia immagazzinata nel campo elettrostatico e questo è uguale al lavoro svolto per caricare il condensatore.
questa conclusione che abbiamo così determinato appunto nel caso del condensatore a facce piane e parallele risulta essere di validità generale. Quindi l'energia immagazzinata in un campo elettrostatico è uguale al lavoro che viene svolto per separare le cariche che formano il campo elettrostatico stesso. Vediamo adesso un altro aspetto legato a questa energia appena calcolata, che è quella relativo alla densità di energia. Continuiamo nell'esempio che stiamo facendo e anche in questo caso troveremo un risultato di validità generale. Quindi dicevo, quello che a questo punto ci interessa determinare è quanto vale la densità di energia espressa come rapporto fra l'energia posseduta dal campo elettrostatico diviso il volume nel quale è presente il campo elettrostatico. Quindi questa è la densità di energia che vogliamo determinare. Quindi un'energia per unità di volume dove è presente il campo elettrostatico. Essendo una densità di energia, questa sarà ovviamente misurata in joule al metro cubo. Come vi dicevo, affrontiamo questo calcolo, questa determinazione, continuando con l'esempio del condensatore a facce piane parallele. Per il condensatore a facce piane e parallele, noi sappiamo che il volume V è uguale alla superficie della singola armatura per la distanza tra le armature stesse e in questo modo calcoliamo il volume appunto contenuto all'interno delle armature. Per quanto riguarda l'energia, l'abbiamo calcolata, appena calcolata sopra, è uguale a un mezzo Q quadro fratto C. L'energia U, scriviamocela qui. Un mezzo Q quadro fratto C. Ricordandoci la relazione costitutiva della capacità del condensatore, dove C è uguale a Q fratto V, questa la possiamo anche riscrivere come un mezzo Q per V. Se sostituiamo a C la sua relazione costitutiva Q fratto V, troviamo immediatamente che l'energia è anche esprimibile come un mezzo Q per V. Andiamo a esplicitare questi termini nel caso del condensatore che stiamo esaminando. Nel condensatore a facce piane parallele, l'abbiamo già detto prima, la V è uguale a E con 0 per D. E con 0 valore del campo elettrostatico costante all'interno. Per determinare Q utilizziamo il teorema di Gauss. Q sappiamo essere per il teorema di Gauss nel vuoto epsilon 0 integrale stesa a una superficie chiusa S di E con 0 scalare n S, e questa è l'espressione generale della legge di Gauss, nel caso del condensatore a facce piane e parallele, questo risulta essere uguale a epsilon 0, e con 0 è costante, quindi va fuori il segno di integrale, e quindi rimane E con 0 moltiplicato epsilon 0, rimane l'integrale della superficie chiusa S, che dove è presente il campo è pari alla
superficie esse appunto delle armature, quindi questo è limitato a esse superficie delle armature. Sulle armature sappiamo che la carica sarà distribuita in modo uniforme, quindi la carica Q noi la possiamo anche esprimere tenendo conto di una densità di superficie della carica sigma per S, dove sigma appunto è la densità di carica sulla superficie, quindi quante cariche al metro quadro ci sono sulla superficie delle armature, e sigma sappiamo essere, siccome quindi adesso abbiamo due espressioni di Q, una scaturita dal teorema di Gauss e una scaturita tenendo conto che la carica è distribuita uniformemente sulla superficie con una certa densità sigma. Quindi confrontando queste due, quindi confrontando questa con questa, deriva che sigma deve essere uguale a epsilon 0, alla costante dielettrica del vuoto, per E con 0, perché Q sigma per S, Q uguale anche epsilon 0, E con 0 per S, quindi epsilon 0 per E con 0 deve essere proprio uguale a sigma. Proseguiamo nello sviluppo della nostra espressione e quindi possiamo scrivere, tornando al calcolo della densità di energia, quindi V uguale, abbiamo detto, a U fratto il volume. Quindi U è un mezzo QV, stiamo utilizzando questa, diviso il volume che abbiamo detto essere S per D. Se sostituiamo i valori che abbiamo già determinato prima, quindi abbiamo al numeratore un mezzo Q, che è Q uguale sigma per S, e quindi uguale sigma per S per V, dove V sappiamo essere epsilon 0, cioè E0D, quindi questa ancora per E con 0D, fratto SD. Iniziamo a semplificare S per D con questo S per D, qua mi rimane un mezzo sigma E con 0 uguale, adesso teniamo conto di sigma uguale epsilon 0 per E con 0, quindi risulta, e lo sostituiamo qui, quindi è un mezzo epsilon 0 E con 0 al quadrato. In definitiva abbiamo che la densità di energia è uguale a un mezzo epsilon 0 E con 0 al quadrato, e questa densità di energia, che vale in ogni punto del campo elettrostatico, dove è presente il campo elettrostatico E con 0, questa espressione è un'espressione che ha validità generale. Ciò significa che anche se l'abbiamo determinata nel caso del condensatore a facce piane e parallele, la densità di energia uguale a un mezzo epsilon 0 E con 0 quadro rappresenta, è valida sempre nel vuoto per qualunque campo elettrostatico.
Che utilità ha per noi la densità di energia? Se noi conosciamo l'espressione della densità di energia in ogni punto del campo, noi possiamo calcolare l'energia totale posseduta dal campo andando a integrare tutti i contributi in ogni punto del campo estesi, appunto, tutti i contributi estesi a tutto il volume del campo in cui il campo è presente.